Una storia fatta di famiglia, concretezza e creatività. Con una piccola chicca, la produzione artigiana di palline per il gioco del calcetto. Stiamo parlando di Carplast, azienda arcorese specializzata nello stampaggio di materie plastiche, che dopo anni di lavoro e tre passaggi generazionali ha aggiunto alla propria azienda un know-how che pochi in Italia hanno, decidendo di mettersi in gioco con un nuovo progetto parallelo che porta il nome di Che Palla. Li abbiamo intervistati e ci hanno raccontato un mondo, il loro fatto di impegno e passione e quello del calcetto balilla, un gioco che può essere amatoriale ma che vanta anche un importante percorso agonistico. E allora avere la pallina giusta è indispensabile. Ho iniziato perché avevo mio padre, faceva gli stampi per il vetro. Poi il vetro è andato a male, si è messo a fare gli stampi per la plastica, bottiglie di plastica. E sulle bottiglie c'era bisogno di metterci i tappi. Allora ho cominciato a fare qualche stampo di tappi. E io ho cominciato a marzo del 76. In un box con due macchine. Mio padre faceva gli stampi a Milano, io stampavo plastica ad Arcole. Poi nel tempo qua abbiamo costruito un piccolo capannone e abbiamo continuato fino ai giorni d'oggi. Adesso sono subentrati loro due, cioè Andrea è mio collaboratore da 20 anni ed è arrivata anche la sorella e fino ad oggi stanno andando molto bene. Qual è secondo lei la cosa che è andata bene, che ha funzionato in questa impresa? L'umiltà con cui mandiamo avanti la baracca. Umili significa nella realtà fare il passo lungo come la gamba, per esempio, quindi se ci sono opportunità si affrontano, si usano, ma senza montarsi la testa, insomma. L'umiltà però ha detto anche che ci sono delle opportunità che bisogna coglierle e noi abbiamo colto questa opportunità delle palline. Ci è stato proposto di continuare l'attività di un signore, di un artista, io lo chiamo tuttora il maestro, no? Perché lui per 40 anni ha cercato di creare una pallina, cercare di accontentare tutti quelli che usano palline di calcio balilla. Questo signore si trova nell'Alessandrino, dove ci sono intorno tanti produttori di calcetti. Il problema del calcetto è che è internazionale, quindi c'è un circuito internazionale che coinvolge tante nazioni, ma ognuno gioca un po' a modo proprio e cambiando le modalità, le regole del gioco cambiano anche l'esigenza di avere una pallina diversa per ogni tipo di gioco. Quindi la sfida che nessuno è ancora riuscito a portare a termine, nonostante il mio maestro ha provato per 40 anni a mandare avanti questa missione, è quella di unificare tutti i giochi con un'unica pallina. E non ci siamo ancora riusciti, ma ce la faremo. Un giocatore inizia con il tavolo da bar, da oratorio, nelle scuole, quelli classici con delle palline standard, quelle palline normali. Quelli più bravi hanno l'occasione di poter andare avanti in questo percorso, che è un percorso sportivo poi. E come ogni altro sport si passa dal gioco amatoriale a quello professionistico. Ci sono dei veri e propri tornei internazionali e nel momento in cui uno entra nel circuito internazionale capisce che servono palline diverse per un gioco diverso, perché come dicevo prima ci sono delle regole diverse che ti portano a fare delle tipologie di gioco diverse e richiedono una pallina per ogni tipo di gioco. Noi speriamo di far divertire tutti quelli che vogliono giocare, questo innanzitutto. Il calcio balilla comunque è un mondo di giovani, di gente che si diverte, che si impegna, che fa fatica, perché comunque, ripeto, è sempre uno sport. Però è un ambiente che viene frequentato col sorriso e con la voglia di giocare, ecco, che è una cosa bellissima questa. La nostra idea era di creare una pallina o comunque un logo, un marchio che ci potesse un po' caratterizzare, perché comunque serviamo diverse aziende che ci richiedono proprio le palline marchiate anche con il loro logo.
dalle più professionali alle palline che vengono utilizzate per dei calcetti più da arredo, perché c'è anche tutto un mondo del lusso, dell'arredo, che in realtà richiede anche dei calcetti più di design. Certo. E quindi la nostra idea era un pochino, grazie anche al nostro sito piuttosto che al nostro marchio, poter spiegare queste diverse tipologie di palline. Ma ce l'avete un calcetto qui? No, ce l'abbiamo a casa.